Nel piccolo campanile le campane sono storiche. La più grande, quella di destra, è stata fusa nel XV secolo. Il campanile sormonta la stretta facciata a capanna della chiesa di Giodoc. Un oculo, una gran finestra gotica, una nicchia che accoglie la statua del santo ed un semplice portale la caratterizzano. La chiave di lettura sta nel santo, Iodocus in latino, era nobile della Bretagna che a un certo punto scelse la vita eremitica. La sua statua è vestita da pellegrino. Il rimando è a San Giacomo, perché questa città ed in particolare questa chiesa erano inserite nel cammino di Santiago di Compostela. Entriamo in una chiesa ad unica navata, nettamente separata dal coro, che è rialzato di qualche gradino. La chiesa è stata costruita nel 1424 da un privato cittadino. Doveva servire anche a dare assistenza ed ospitalità ai pellegrini che si recavano a Santiago di Compostela. Le pareti sono affrescate e gli affreschi risalgono al XV secolo, mentre gli arredi sono tutti d'epoca barocca. Nella parete nord è ricordato il miracolo compiuto da San Giacomo, mantenendo in vita un giovane pellegrino tedesco che con la famiglia si stava recando a Compostela. Ingiustamente condannato per un furto che non aveva compiuto, venne impiccato. La sua famiglia continuò il viaggio fino a Compostela e al ritorno lo trovò vivo, miracolato dal santo. Quando i familiari andarono dal governatore per raccontare il miracolo che confermava l'innocenza del figlio, il governatore li sbeffeggiò: «Vostro figlio è vivo? Come questi polli che adesso mangerò?» Detto e fatto, i polli si alzarono dal piatto e volarono via. In questi 12 riquadri è raccontata la sua storia, che è ripetuta anche in monocromo su questa tribuna. In entrambe le pareti gli affreschi si dispongono in due ordini, in alto i santi, con l'indicazione del nome. E qui vediamo un possente San Cristoforo, che nell'abbigliamento, nella postura, negli appoggi, nei capelli, ne dà la versione tedesca. Di tutt'altra mano sono gli affreschi dell'ordine inferiore. Al termine della parete sud c'è un grande affresco che ritrae Gesù dopo l'ultima cena nell'orto di Getsemani, mentre all'inizio della parete ci sono i tre vivi ed i tre morti. Una riflessione sulla caducità della vita iniziata a partire dal XIII secolo e cessata nel XVI. Lasciamo la chiesa e andremo a prendere il bus, un'altra meta ci aspetta.